Sì, ok. Oh. No, ma senza di pro. Allora, cominciamo a ringraziare. Volevo ringraziare perché comunque dietro questo spettacolo c'è un lavoro tecnico, un lavoro per i costumi, oltre al lavoro ovviamente del professor Antonio Rossi, che è il primo che Teatro Ita ringrazia. Faccio pubblicità perché potrebbe essere un'occasione anche per conoscere
meglio, potreste vedermi in palcoscenico e poi fare le vostre critiche. Arrivederci. Yeah.
mondo. Tu sei innamoratissima di tuo marito. È innamoratissima io. Ma se non fosse così, perché te la credi tanto? Ma mi sa che il fatto è sé. Io sì, voglio tradirlo, ma che mi tradisca lui? No, passa la misura. È una morale grigia. Oh, sta a vedere che ho torto adesso. No, perché ciò che hai detto non prova niente. Come non prova niente? No. E questo allora? Un biglietto? Con l'indirizzo di un albergo. Oh. Oh, l'ho trovato inavvertitamente mentre ispezionavo la posta di mio marito. Ho detto, oh, ma questo vuol dire non ti offre niente. Beh, l'ho trovato inavvertitamente mentre ispezionavo la posta di mio marito e sai come si chiama questo albergo? L'albergo del micio innamorato. Mi fai paura. E in un quartiere, cara mia, tutto così sconveniente. Ora capisci che non c'è pericolo di sbagliarsi. Io lo sono. Oh! Oh! E vedessi quell'albergo. Oh. Ah! E vedessi quell'albergo, ne torno ora. Perché lo conosci? Sì, certo, ne torno ora. Per questo l'ho in ritardo. Oh! Voi. Ma non ti sembra un po' esagerato? Certo, ma è quello che ci vuole, che queste cose sono sempre
Almeno in questa notte ti ho sognato. Ah no, amico mio, no, grazie tante, ma no, non è proprio il momento. Ma come? Oh, certe cose vanno bene quando non si ha altro a cui pensare. Vabbè, io ti amo, mi avevate detto, mi avevate fatto sperare, e ora per la prima prova d'amore che vi chiedo. Con la prima? Grazie tante, cominciate dall'ultima. Che donna, ha sposato quella specie di baggiano. Io lo posso dire, è mio amico intimo. Ho chiamato Baggiano secondo il suo amico intimo. Ma se lui non fosse mio intimo amico, e se io fossi sicuro che con tua moglie mandasse bene, però non sono affatto sicuro, e non sarò certo io a fare una carognata a un amico per rimanere poi con un palmotinato. Casa d'Ogreville, mezzogiorno e mezzo. Fuck.
diciamo, la sveglia possa affrontare la faccenda della rottura. Il pranzo è servito. Ecco che cosa ti dicevo. Il signore l'ha letto l'articolo sul giornale. Dice che lui si è cinguetta dal cuore un frigo. Un usignolo, Marcelin! Un usignolo! Usignolo, frigo, fa lo stesso. L'ha letto. Non è il momento di leggere il giornale. Ora si va a pranzo. Fernan, c'è un articolo su di me. E dopo, lo leggeremo dopo. Perché li stampano sui giornali. Casa Montagnac, alla stessa ora. Mentre quel rimbambito di Montagnac non si vede ancora. Va bene inutile insistere con la giornata, ovvero non è la giornata giusta. Forse farei meglio tornarmi a casa. Quella vitra di mia moglie deve uscire nel pomeriggio, se faccio tardi a pranzo andrà su tutte le furie. Un fattorino mi ha consegnato questa lettera personale. Per me. Una lettera personale per il signore che in questa casa ha detto precisato il fattorino. Ebbene, non mi sembra che al momento ci siano altri signori in questa casa se non voi. E come faceva il fattorino a immaginare che io fossi? E mi avrà veduto entrare, ho abitato almeno in due passi. E poi voi siete piuttosto di casa qui, questo lo so io e forse lo sanno anche altri. Va bene, lasciamo stare. Buonasera, è meglio che non si sposi affatto. Per questo mi hai
potresti passarmi la tua donna di servizio? La donna di servizio? Ma per farne che? Ma cos'è questo? Ma perché mi hai preso? Ma come sei noioso con le tue spiritosaggini? Voglio licenziare il mio domestico, troppo impiccione, ho bisogno di una persona più discreta di fiducia per casa. Ah, dovresti licenziarlo sul foriere, sono d'accordo, ma santa pace, stavamo parlando d'altro, mi sembra. Puoi deciderti una volta per tutte a votare il salto. Non so come spiegartelo, è così imbarazzante. Ecco, io volevo consultarti a titolo personale su una questione assai delicata. D'altronde sei il mio medico, no? Ma te lei mi capita una cosa piuttosto strana. Ecco, come spiegartelo? Ecco, tu lo sai, io ho una moglie deliziosa. Lo so. Bene, bene. E sai anche che nessuno è meno libertino di me. Come A? Perché dici A? Sì! Amico mio, io non posso sapere. Ma te lo assicuro io, e non ti meraviglierai se ti dirò che in Amelie si riassume la moglie e l'amante, il che significa che sono stato per lei sempre un marito, tra noi posso vantarmene, soddisfacente. Ah. Perché dici A? Come A? Ma come posso saperlo io? Ma te lo assicuro io, soddisfacente anche qualcosa di no. Bene, benissimo, mi congratulo, non vedo dove puoi arrivare. Appunto, ma te lei, non è facile cosa? Ecco, un bel giorno, meglio una sporca notte di circa un mese fa, io ero, come al solito, molto affettuoso con Amelie e lei accettava di buon grado il mio trasporto, quando all'improvviso, non so per quale motivo, mi è venuto un malessere, una specie di stordimento, e insomma, fatele! Che cosa? Niente! 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 Sono un uomo finito, non riesco neanche più a lottare, sono vittima di un'idea fissa, il che mi procura un'irritazione che aumenta sempre di più, che faccio fatica a controllare. Oh, povero Pontagnac! Non è il momento di scherzare, ti prego. Oh, ma non ti aspetterà che prenda tragicamente il tuo caso, ma è un caso di tutti i giorni. Ma sei vittima di un semplice fenomeno di autosuggestione. Vincerlo dipende solo da te. Un po' di forza di carattere per farlo. Volere è potere. E poi è chiaro che lavori troppo, ma hai messo tu stesso. Hai bisogno di riposo, di svagare, di fare dello sport. Tu dici? Ma certo, ma fine. Beh, forse hai ragione, però con Amelie le cose si sono andate complicando perché ultimamente ho dormito qualche notte fuori casa. Inorribili alberghetti, se vedessi. Ah, ma bravo, congratulazioni. Aspetta. A seguito di numerose segnalazioni e denunce, il tribunale mi ha nominato come perito. E ho dovuto dormirci e constatare di persona eventuali carenze di norme igieniche e di sicurezza. E allora? Da un po' di tempo lei non mi fa che scenate. Ma tu non le hai spiegato dove ti fermavi a dormire? Ma sei pazzo! Cosa le dovevo dire? Che dormivo in orribili perchetti malfamati frequentati da prostitute e malfattori. E dicevo che stavo fuori per motivi di lavoro. Mi credi se ti dico che non mi ha creduto? Certo che ti credo, non ti avrei creduto neanche io. Così non mi stai. Faccio quello che vuoi. Con le sue continue scenate non fa che innervosirmi di più, tanto che me ne starei fuori anche stanotte. A dire il vero, anch'io stavo facendo. No, su niente. Senti, allora, questa non mi pare la maniera migliore di aggiustare le cose con tuo. Ma è lei che mi fa passare la voglia di aggiustarle, capisci? Dice che approfitto di ogni occasione per lasciarla sola. Dovrebbe capire che l'architetto viene prima del marito. Sì, vecchio mio, ma stai attento anche tu, che non sia un altro a venire prima del marito. Cosa stai dicendo? Ma su questo non ho consigli da darti. Ma stai facendo un gioco pericoloso. La donna, e soprattutto la tua, è un essere essenzialmente sentimentale. Non lo amo, ma tua moglie potrebbe prendersi uno che ti sostituisce. Eh? Che se lo prenda, che se lo prenda! Ma la collera non ti giova, anzi peggiora la tua situazione. Ma è lei che mi manda in collera! Fatele, tu sei il mio migliore amico, in te ho fiducia come in me stesso. E
risate che mi farai se tua moglie ti tradisse, specialmente se lo faceste con me. Casa de Greville, ore 2 del pomeriggio. Scusa caro, ma devo dare un'occhiata ai nuovi spartiti di canzoni. Pot, pot, che pizza pot di cosa? Pet, pet. La storia di uno che tutte le volte che vede una ragazza non riesce a vincere la tentazione di pit, pit. Eh no, e io ricevimento di dopodomani dovrei cantare una simile scemenza, ma neanche per sogno. Sono stata proprio contenta di rivederti, sai caro mio, che brano fosse tutto finito. Finita, andiamo. E invece no, sei sempre mio. Sempre. Non finirà mai, vero? Mai. Tesoro. Cara. Starei così per almeno 20 anni. Tanti. Ti chiamerei tesoro. Tu mi risponderesti, caro! Proprio per il sentimento. Passeremo la vita così. Mi ami? Ti adoro. Non ci siamo proprio. Ma che c'è? Niente. Niente? Allora così triste. Tu senti, questa situazione non può durare più a lungo. Aia, ci siamo. Quale situazione? La nostra. Cosa? Insomma, Lucette, dobbiamo lasciarci. Maria. Non dirmelo, ti sposi. Io? Ma cosa dici? Ma no, no, certo che no. Ma perché? Perché non posso offrirti il tenore di vita che ti meriti, ecco. Ah, che gioco che sei! Cosa vuoi che mi importino le tue finanze? No, allora... Ah, sì. La mia dignità non mi permette di continuare... No, oh, lascia perdere la dignità, scioccone! A me basta sapere che mi ami, perché tu mi ami, vero Fernando? Ma sì, certo, no, molto bene, così. Non sposerai mai un'altra, vero? Io? Mai! Lo sapevo, e comunque, se mai dovesse accadere, so già cosa farei. Ah sì? Oh, niente, un bel colpo di pistola alla testa. Cosa? Ma a me no. Vedi, per esempio, c'è tanto che si legge sul giornale, che so, la notizia del tuo fidanzamento. Ma perché mi preoccupo così? Tanto non c'è ragione. Appunto. Il mio povero Fernando, mi ami, vero? Ti adoro. Ci sono le prime gocce, piove. E allora? Senti, mi è arrivato questo momento generale. Ho fatto accomodare Milano in anticamera. Forse te ne sei dimenticata, don Milano, mi hai dato tutto per la tua vita. Oh mio Dio, e se non mi faccio paura? Lascia stare, signore. Signore tua, è arrivato in questo momento il maestro di Giovanni. Se volete accomodarvi di là, vero, mi interessa molto, per così dire, sul concerto di dopodomani. Sì, bene, io vado a prepararmi, visto che poi devo uscire. A presto, tesoro!
du Verger, ore 2:20 del pomeriggio. Facevo suora allora, con Mamma mia si andava a teatro, certo? Non ho mai mancato la presa da ballo, a casa
ristoranti con la pasta brigata degli amici, sempre in giro a Venezia, c'è una foto moto da qualche altra parte, va bene champagne a Pigalle, a Montmartre, a Frabadore di la mattina. E per parecchi anni, se pensi che avrei intenzione di cambiare abitudine, andarmene a letto con le galline, beh, ti sbagli di grosso. Come no, negli stessi minuti. Accomodati, generale. Signora, essere Dio most magnifico della vita. Generale Rodrigo. Se stesso. Vado. Oh, gente. Attento, generale, che entrate in un campo minato. Temo il pericolo. Sono stato ministro della guerra. Voi? Se stesso. Quale onore, ministro della guerra? Es ministro. Ah, e allora cosa siete adesso? Condenato a morte. Ah, com'è bello! Lo schianto!
pazzesco. Brillante conversatrice. Intanto in anticamera Rosa mi sta arrivando a comprare il cappello un po'.
Enrico, dite questa domanda. Ah. Enrico? E quando il tempo era... Enrico? Io ho fatto come gli altri, quando muore. Mentre all'opposto, quando come oggi piove a allora, Romandini, sei pronta per il grande momento?
tanto per cominciare, è un bell'uomo. Oh beh, per far da marito uno vale quattro. Non direi, nel marito ogni donna deve cercare il proprio complemento ideale, quantomeno per evitare di cercare il sento. Mi spiego? Però l'ideale di marito è un uomo che in realtà tu non saresti contenta che io sposassi. Che cosa? Ma sì, io avrei voluto un uomo molto in vista, per esempio. Un artista? No, un mascalzone. Davvero è soltanto tu. Mi sconcerti da tutto. Carosella, sei troppo giovane per capire. Ah, se lo dici tu, a tua sorella maggiore, ma ho il sospetto che tu sia anche qui troppo pronta per il matrimonio. Vedi, Fernando è un uomo gentile, o per bene, se ma non fa poco. Ecco, si vede subito che non è un Don Giovanni, che non ha mai avuto amanti, insomma, per così dire, sono sicura che nessuna donna sia mai uccisa per lui. Tu vorresti che una donna... È permesso? Ah, giusto voi. Buongiorno cara signora, buongiorno Armandino. Buongiorno caro Fernando, come state? Ciao caro, ma che magnifico. Ma per te mai abbastanza. Oh Fernando, non avete ancora baciato la vostra fidanzata? E la cognata non la baciamo? La parte felice, vero Fernando? Le sorelline. Ah sì, certo. E se così non fosse c'è sempre il divorzio, non ti pare? Vogliamo dire solo che noi... Ma no, sciocco, dico solo che preferirei essere divorziata che meglio d'altro. Perché io, certo. No, quasi sono estremi ai quali non arriverete mai, ne sono sicura. Fernando è così serio a posto. Certo, anche lui come tutti gli uomini avrà avuto i suoi peccatici di gioventù. Mai. Come? Nemmeno una vita, diciamo. Ma io, per carità, anzi, spesso vedevo i ragazzi della mia età fare la corte alle ragazze e gli domandavo, non so, ma che cosa ci trovate di così divertente? Oh, poverino. Ho amato una sola donna. Ah, mia madre. Ormai, Fernando, siete una perla, stato io. E anche peggio di quanto pensassi. Ma quando mai? Cosa avete detto? Meritate di essere malato!
Oh, calma, eh! Ma tanto! Perché poi? Perché io chiedo un uccente e usted è un ostacolo! Ma quale ostacolo? Ma non vedete che mi sposo? Toglietevi dai piedi, voi alla vostra cosetta! Esatto. Ma sì! Io non mando più l'uccente? No! Sicuro? Ma se mi sposo! Oh. Fernande Bua! Addio, sii felice! Ma che fai? Lasciami in pace! Dici! Interessante! No, ormai ma dai, tu! Calma! Ma più guarda. Niente! Ma lasciami che ti spieghi, ti prego, il nome del nostro amore! Ma esiste ancora il nostro amore, Fernando? Ma certo! Ma se ti sposi! Ma che vuol dire, scusa? Sposo lei, ma non te, no? Vattenela, è mia moglie. Dove sia andata non saprei, ma non è in casa.
Ma cosa mi è servito? Ma cosa c'entro io? Ma io sto male, io mi sento salire tutto uno, mi devi assolutamente visitare. Va bene, ti visito, ma sprechiamoci, porta. E io non ci sono per nessuno. Per nessuno? Ma strana serata davvero, le mie fitte aumentano, sarà il tempo. Signore, non potete entrare, signore, non c'è! Vamos, è il portinaio da dietro che sta qui? E a me l'ha detto il signore in persona che non c'è, non saprà meglio lui del portinaio, no? E perché? Perché queste cose non devono uscire dal muro di casa. E i segreti dei padroni riguardano soltanto loro e i domestici. E io sono la discrezione in persona. Se voi per esempio mi veniste a chiedere, tiene, è vero che da qualche tempo c'è Burrasca di famiglia? È vero che il signor Fontagnac non ha dormito a casa qualche sera? E che oggi cosa altrettanto grave? La signora è uscita. E nessuno sa dove sia andata. Oh, io vi risponderei, no, 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 non so assolutamente dove sta facendo. Ah, la signora Fontagnoc, non è stata qui, a casa? Voi lo sapete? Me l'avete detto usted, ora! Io? Ma che faccia nostra! Lasciate bien. La signora dove sta? Io somministro un sedativo, bello forte. Ok? Che passa, signor Fontagnoc? La signor Fontagnoc. Non romperà più le scatole perché si sentirà solo un po' giuntito, solo un po' più del solito. Vabbè, vado a portargli la vestaglia, mi chiedo scusate. Il generale Rodriguez, immagino. Sei stesso! Dottor Battelletti, ho avuto il piacere di conoscere la vostra consorte l'altro giorno a pranzo, era con la signora Fontagnac. Ah, muy bien! E non se usted sarà di questa compagnia, dottor Battelletti? Battelletti? No, mi spiace. Es un ordine! Ho una gran fretta di andare perché è una donna di attesa. Ah! Comprendo. È una malata. Ah, dottor, non avete niente di chi vada una malata, sape? No, io non mi incanto. Ombre del mondo. Ma vi assicuro. No! Dico no, perché insistir? Dico no, lo verrà solo libro d'andare. Non puoi concedermi. A meno che pensate che sia andata per un lavoro. Solo in questo caso non più obbligo a restare qui. È così, ammetto, ma... Caramba! Sicuro! Questo segreto è contro vedi, io también dovevo stare con una mujer muy hermosa ora, però è scoppiata la guerra. Sì, tu? No, è una similitudine. Mi chiedo di questo momento, se fa tanto chiasso. Ecco che donde se raglia, se scopre che hai un culo, un asino. Essere scoperto. Quando è necessario si cambia strategia. Aspetto che finiscono le far battaglia da mio. E appena si cambia il fronte, tu attacco, claro, no? Ditemi, quando fateste il genere di visita a questa malata? È la prima volta. Lei mi ha scritto una bruciante lettera d'amore. È svelta. Non lo so, non ha firmato. Deve essere una donna della buona società, la donna sposata. Da che cosa lo annunziate? Pardon? Da che cosa lo annunziate? Da che cosa lo annunzia? Beh, innanzitutto dallo stile, dal tono sentimentale, del resto, se volete farmi un giro. Entonces, in questa storia hai un cornuto? Come mi gusta! Lo scappo, lo scappo. Saluto. Dottor! Saluto. Vede là, dottor! Batte lei! Oh, generale! Oh, signor! Buonasera. E il dottore? Già sparito. Chi sa dove sta ora? Stava correndo. Sì, sì, una visita a una paziente malmessa. Non tanto, se vuoi descrivere la storia, non fumate. Non puoi, stava. È la stessa del suo marito. Come? La vostra moglie? Con vostra moglie, ma cosa c'entra mia moglie? Piero, dove sta? Con vostra moglie, ti dico, a casa vostra. No, è
albergo della Mission Innamorato, poco prima delle 6 di sera. Mentre voi a me lì siete qua, tutta mia. Ma siete matto? La lettera non era per voi, era per mio marito.
no, voi mi ingannate. Ora non volete ammettere che mi amate per discrezione. Ma smettetela, vi ho lasciato intendere, vero, che avrei consentito a concedermi un po' di flirt. Ma papà, riguardandosi negli occhi, tenersi per mano. Io vi do la parte migliore di me. Ma come potete pensare che mi accontenterò di una parte perché io la mia indicata le circostanze? Io vi voglio. Ehi, dell'albergo! Questa voce? Ehi, voi dell'albergo! Qualcuno si faccia vedere per la miseria! C'è il mio marito! Che razza di posto! È sempre la stessa. Ma chi urla in questa maniera? Che succede? Dov'è? Shhh! Chi? I generali! Ci deve essere un errore, la caserma dei granatieri in fondo alla strada. Cosa ha combinato il generale? Che so io! Non è ancora stato. Io sono dato, dobbiamo sbrigarci per le cose. Ma pazzerà che dite? Ma come? Chi? Il generale. Lui, cioè lei, lui, lei, insomma, tutti prima di lei. Ma bene, cosa ma niente affatto, vi dico, era diretto al nicio. Ma ve lo garantisco, la signora che è venuta qui da parte sua, poco fa, mi ha detto che il signore non intende raggiungere. La moglie del generale. Chiedo scusa, signora. Sì? Signora, vostro marito mi sta cercando. Se avete dal secondo, lo sto cercando anch'io. Quando al primo lo istruisco. Lo vedo, ma... Scusate, io pensavo forse... pare proprio di no. Buonanotte. Non è lei, non è lei. Allora forse in questa. No, 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 ma... Fermatevi, chi cercate non è... Ma sì, vi dico. È l'ora al piano superiore. No, 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 no. Certo, io sono un vostro cliente, un vostro assiduo cliente di questo bel posticino, tanto discreto, il vostro miglior cliente. Vi ricorderete a lungo di me e mi lascio andare. Allora, volevate una prova? Ho capito solo che lui è un cliente. E non vi basta? Avete bisogno che vi spieghi che tipo di albergo è questo? Oh, che affronto! Oh, Annelisa, avete un po' di carattere, dovete fargliela pagare, dovete prendervi un conto là. Sì, avete ragione. E non venitevi a dire che non avete nessuno sotto mano. No, ma non posso! Oh, Amelie, non siate fu, non siate fu, fuori l'anime per Dio! Pensate che egli ha fatto un'altra tutte le promesse che non ha mantenuto con voi. Oh, che infame! E voi ancora vi fate degli scrupoli? No, niente scrupoli! A una madre! Ebbene... Anch'io! La baciata, l'infedele, la stretta tra le braccia. Oh, fatto lei, stringetemi, stringetemi! E lei ha risposto ai suoi baci. No! Sì! Ah, sì? Sì. Lei l'ha baciato? Ebbene, baciamo. E pensare che alla più graziosa donnina che mai si possa immaginare, che la butta in un angolo, lasciandola in conta. Oh, Amelie, vedrete che uomo diverso sarò io, tenero. Innamorato, degno di voi. Oh, siete brutto, ma sapete parlare soltanto. Soltanto non ha fatto, andate a parlare in questo modo. Vi avrei respinto con orrore. Cosa vuol dire arrivare nel momento psicologico? Che non posso resistere. Parlate, ordinate, obbedisco. Oh, non può resistere, vi sto vivendo un sogno. Gira.
tanto premio salvaguardare la reputazione. Ah, eccomi, vogliate... Scusate se vi ho fatto attendere. So già quello che ci vuole per le signore. Non mi farvi pensare. Siamo venuti per cercare il signor Fernandura. Giusto il tuo termine e poi ci vediamo. Lo conosciamo noi, tanto basta. Dov'è? Io cerco mia sorella, la signorina Romantino Marie. Ma signore, io non conosco né l'uno né l'altra. Mentite, se c'è mia sorella, e non me ne andrò della povera opera, non me ne andrò di qui finché non l'ho trovata. Avete sentito? E siccome noi intendiamo levarci da questo costretto, or prima che la signora abbia chiamato sua sorella, potete farvi trovare subito il signor Bernardo qua. Costretto. Moderate il linguaggio. Questa è una casa per bene, rispettabile. Il signore Coso e la signorina Cosa non li conosco, non li ho mai visti. E se è l'ultima camera a vostra disposizione, altrimenti vi prego di andarvene. Non intendo subire altre offese. Ricordatevi, signore, che posso andare a segnare il mio compagno, il quartiere di notte, che ora sta riposando di sopra. Una camera? O si manda, intendo tornarmi a casa più presto. Se di questo che si tratta ne prendo due, una per me e una per lei. E in quanto a Fernando, scoveremo quanto prima si possa immaginare. Marcel, stacca l'occhio. Mi prendo un occhio. Se c'è mia sorella e deve esserci, salterà fuori. Mi auguro prima che sia troppo tardi. Ma veramente, signore? E va bene, per voi avrei la 4. È questa camera che la principessa è in Italia. Oh, come volete che me ne importi? E va bene, la 1 e la 2 sono rimaste. Scegliete voi, però è la camera numero uno che la principessa. Prendo la due, chiamo la principessa. E guarda, andiamo il primo giardellano, il secondo, il terzo e pure io. Mi lascio prendere queste situazioni pierose come fa. Ma cosa diavolo sta succedendo stasera? Ma vorrei che le cose si mettessero al peggio e soprattutto spero di uscirne senza diventare pazza. Allora, un salto di sopra per vedere se Nadine Pliu ha sistemato quel tondo. Non è più una giovincella, non ha ancora tutti i suoi pinguri, sa trattare gli uomini. E invece, quest'altro baroso, avrà capito nel caso che cosa deve fare? Ma, non so, andrò a dire. È permesso? C'è gente che dorme, siete pregati di non disturbare. Sono la cameriera, mi manda la padrona. Circolava un po' voto tranquillamente nella camera. Punta! Dov'è? La camera è questa. Entriamo. Ma
è quello che dico anch'io. Allora potremmo tornarcene in camera, si sta più comodi, fa meno freddo. Però appena mi diranno, correranno subito a denunciarmi. Non credo. Perché? Io, a quando? Adesso! Thank you.
divertimento! Dove le fate?